Christian Pulisic nasce il 18 settembre del 1998 a Hershey, un calciatore statunitense di origini croate. Quando Christian era ancora un bambino, sua madre Kelly ottenne una borsa di studio a Fulbrington per insegnare per un anno in Inghilterra. La famiglia si trasferì a Tackley, nei pressi della città di Oxford. Qui Christian approfondì la sua passione per il calcio, giocando con la squadra giovanile locale del Brankley Town. Quando la famiglia tornò in Pennsylvania, Pulisic continuò a giocare con la società locale del Classics. Nel 2014, mentre si trovava a disputare un torneo in Turchia con la nazionale statunitense Under 17, venne notato dagli osservatori del Borussia Dortmund, i quali si trovarono in Turchia per visionare un altro compagno di squadra, White, ma li preferirono Pulisic. Venne ingaggiato nel gennaio del 2015 e venendo aggregato poi alla selezione Under 17 in seguito all'Under 19 dei gialloneri. Il 30 gennaio del 2016 debuttò nel calcio professionistico, subentrando ad Adrian Ramos nella vittoria casalinga per 2-0 in Bundesliga contro l'Ingolstadt. Il successivo 21 febbraio disputò la sua prima gara da titolare sul campo del Bayer Leverkusen e il 17 aprile del 2016 segnò la sua prima rete in Bundesliga contro l'Hamburgo nella vittoria casalinga per 3-0. Diventò il quarto giocatore più giovane a segnare nel campionato tedesco, il più giovane tra gli stranieri. Il 23 aprile, esattamente una settimana dopo il suo primo gol, si ripeté nella partita vinta 3-0 contro lo Stoccarda. Contro il Monaco un'esplosione investì il pullman su cui viaggiavano con la squadra. L'11 aprile 2017 era la vigilia della partita di Champions League. Il 2 gennaio del 2019 venne perfezionato il suo passaggio per 64 milioni di euro al Chelsea, che lo lascia in prestito ai gialloneri fino al termine della stagione. Dall'estate del 2019 si aggregherà al nuovo club, con cui esordisce alla prima giornata l'11 agosto nella sconfitta per 4-0 contro il Manchester United, rivelando al 58esimo Ross Barkley. Dopo aver giocato poche partite all'inizio stagione, mostrando qualche malumore al riguardo, in ottobre inizia a trovare maggiore spazio, tanto che il 26 di mese stesso va a segno per la prima volta con i Blues, realizzando una tripletta, la prima in Premier League, contro il Burnley, con il risultato finale di 4-2 per i londinesi. Con questo diventa il più giovane calciatore nella storia del Chelsea ad avere realizzato una tripletta, battendo il precedente record del compagno di squadra Tammy Abraham, che lo aveva stabilito un mese prima. Oltretutto lui ha segnato in 3 modi diversi, di destro, di sinistro e di testa. Il 27 novembre segna la sua prima rete in Champions con i Blues nella trasferta pareggiata 2-2 contro il Valencia, concludendo la sua prima stagione in campionato con 11 reti, 9 in campionato e 34 presenze. L'anno successivo, in occasione di Krasnodar Chelsea 4-0 per i Blues, del 28 ottobre del 2020 realizzerà la sua prima rete in stagione, diventando lo statunitense più prolifico nella storia della Champions League, eguagliando Brisley. Nella stessa stagione, il 27 novembre, che aprirà le marcature nella semifinale di andata di Champions League pareggiata 1-1 contro il Real Madrid, diventando il primo giocatore statunitense a segnare in una semifinale di tale competizione. Al ritorno i Blues supereranno il turno battendo 2-0 e Blanco e si approdando alla finale, con Pulisic che ha fornito un assist nell'occasione. In finale i londinesi vinceranno 1-0 contro il City, con Pulisic che subentrerà nella ripresa, diventando così il primo calciatore statunitense a giocare una finale della massima competizione continentale e il secondo a vincerla dopo Johnny Kearsmith nel 1997, che però non scese in campo durante quella gara. Nel 2021-2022 i Blues iniziano una stagione all'11 agosto 2021 ai calci di rigore Villarreal in Supercoppa UEFA. Nella seguente gara Pulisic subentra nella ripresa e realizza poi il suo tiro dal dischetto. 3 giorni dopo viene disputata la prima gara stagionale di Premier contro il Crystal Palace, vinta 3-0, in cui lo statunitense ha realizzato un gol. Dopo quella sfida è costretto a stare assente fino a novembre a causa del Covid e di un infortunio partito nazionale contro l'Honduras a settembre. Torna in campo il 6 novembre nel pareggio 1-1 contro il Burnley. Torna al gol con i Blues 14 giorni dopo nella sfida di campionato vinta 3-0 contro il Leicester. Il 2 gennaio 2022 andrà a segno nel pareggio per 2-2 contro il Liverpool e il 12 febbraio seguente i londinesi vincono il mondiale per club battendo in finale il Palmeiras 2-1 ai supplementari. Nello stesso mese contribuiscono al passaggio del turno del Chelsea in Champions League, segnandosi all'andata e al ritorno nelle sfide vinte contro il Lille. Tuttavia il cammino europeo del club si interrompe ai quarti contro il Real Madrid. In campionato i Blues si piazzeranno al terzo posto, mentre nelle coppe verranno sconfitti ai rigori dal Liverpool.
con Pulisic che in nessuna delle due occasioni ha partecipato alla lottina dei rigori perché sostituita precedentemente. La stagione dopo è negativa sia per la squadra sia che per Pulisic. I blues si piazzano al 12° posto in campionato e non riescono a vincere nessuna coppa. E al contempo il calciatore statunitense, complice la concorrenza, ha un infortunio al ginocchio e trova migliore spazio, segnando un solo un gol in tutte le competizioni, un successo per 3-0 contro il Benevento l'8 ottobre del 2022. In nazionale dal 2013 al 2015 ha giocato nella nazionale under 17 statunitense, con cui ha messo a segno 20 gol in 34 partite ufficiali. Successivamente ha capitanato la selezione del mondiale under 2015, segnando una rete in 3 partite del turno eliminatorio. Il 29 marzo del 2016 debutterà nella nazionale maggiore statunitense nei minuti finali del match di qualificazione ai mondiali 2018 contro la Guatemala. Pochi mesi più tardi verrà convocato per la Coppa America Centenario, manifestazione tenutasi negli Stati Uniti. E il 29 maggio successivo, prima della competizione, realizzò la sua prima rete con la nazionale a stelle e strisce in amichevole contro la Bolivia. E il 20 novembre 2018, durante una partita amichevole contro l'Italia, con i suoi 20 anni, 63 giorni, diventò il giocatore più giovane a capitanare la nazionale statunitense. Verrà poi convocato per la Gold Cup del 2019, in cui andrà a segno nei giri del 6-0. Contro il Trinidad del Tobago, nel corso del torneo risulterà decisivo in semifinale contro la Giamaica, realizzando una doppietta per il 3-1 che ha spedito gli USA in finale, poi perse 1-0 contro il Messico. Non fu convocato per la Gold Cup del 2021, selezionato invece per il Mondiale del 2022, risulta essere il secondo giocatore ad aver contribuito a 3 reti, un gol decisivo per la qualificazione agli ottavi degli Stati Uniti contro l'Iran e 2 assist per gli Stati Uniti poi una singola edizione di un mondiale dal 1966 dopo l'Andondova nel 2010. Al contempo è stato premiato 2 volte come migliore in campo, tuttavia il cammino degli Stakes nel torneo si interrompe agli ottavi contro i Paesi Bassi 3-1. Dopo aver saltato l'edizione nel 2021, anche nel 2023 non ha partecipato alla Gold Cup. Il 13 luglio del 2023 verrà poi acquistato invece il titolo definitivo dal Milan,